il grande artista incorpora, colui il quale è stato anche lui mandato in vari campi di concentramento, e lui ha trovato il modo di rendere perenne questa sua esperienza con delle tele bellissime e con un libro molto bello e molto impressionante dal punto di vista della penetrazione del nostro cuore, del nostro cervello. Quindi lo premieremo con grande piacere, perché la sua esperienza di un catanese che ha dato veramente una dimostrazione così importante di saper ricordare, di saper esprimere, ci deve rendere tutti orgogliosi. Quindi grazie a tutti e passo la parola alla nostra presentatrice. Grazie. Grazie per le sue parole molto profonde e per l'opportunità che ogni anno dà all'ERSU. E approfitto anche per ringraziare, abbiamo con noi anche il direttore dell'ERSU, dottor Caltagirone, e l'ufficio stampa che effettivamente ha realizzato e si è occupato di tutto il dietro le quinte che c'è chiaramente nell'organizzazione di un premio come questo. Io inviterei a raggiungerci il prefetto precario, dottor Enrico Cullotti, per un saluto. Buonasera, un saluto a tutti i presenti, ringrazio dell'invito il presidente dell'ERSU e gli organizzatori di questa importante iniziativa, anche la sua partecipazione, saluto il nostro commissario italiano che è presente a un momento che ci consente di collegare, come si diceva nell'intervento che mi ha preceduto, un tragico passato ha una riflessione che mantiene sempre vivi i caratteri di attualità e di profondità. Una riflessione affidata a degli studenti e condensata in considerazioni che valgono sicuramente in un momento particolarmente difficile che affrontiamo come mondo occidentale, costellato da una serie di gravi eventi terroristici che trovano le loro radici in quella intolleranza che è stata la base di una delle pagine più oscure della storia moderna. Proprio stamani in prefettura si è tenuta una cerimonia per ricordare la ricorrenza del giorno della memoria e abbiamo avuto modo di avere ospite in prefettura il figlio di un deportato, di un militare deportato nei campi di sterminio tedeschi. Non riesce a ricordare che si consegna, la medaglia che si consegna in questa occasione, che è stata consegnata stamani all'interessato, è infatti destinata in base alla legge istitutiva della ricorrenza del giorno della memoria, non soltanto alle familiari delle vittime dell'Olocausto, ma anche ai militari e comunque ai cittadini italiani che hanno purtroppo seguito un analogo tragico destino, essendo appunto deportati presso i campi di sterminio. E questa testimonianza che appunto ci è stata fornita nella circostanza è particolarmente importante a mio avviso, perché testimonia quanta umanità comunque gli italiani sono stati in grado di esprimere in anni così difficili come quelli del secondo conflitto mondiale, sostenendo, pur in presenza di una normativa particolarmente odiosa, le leggi razziali fasciste che avevano introdotto pesanti discriminazioni nel nostro ordinamento giuridico nei confronti dei cittadini di razza ebraica, una comunque carica di umanità presente nella società italiana del tempo e di cui sono stati testimoni tanti appartenenti alle forze armate, tanti semplici cittadini, tanti operatori delle forze di polizia che hanno operato per proteggere e aiutare chi in quei momenti era esposto a un grave pericolo, contribuendo quindi a offrire loro una via di salvezza. Ecco, credo che questo sia il punto centrale ai nostri giorni: superare
qualsiasi preconcetto, in qualsiasi odiosa ideologia che si proponga in qualche modo di riproporre steccati, barriere o divisioni che siano basate su considerazioni assolutamente estranee alla radice ultima a cui tutti noi dobbiamo comunque riferirci, che è la nostra, il nostro essere buono, il nostro essere capaci di vivere pienamente la nostra umanità, di essere quindi giusti e, come appunto in quelle occasioni storiche abbiamo avuto tante testimonianze di persone giuste tra i popoli che hanno offerto quindi questa testimonianza favorendo il superamento e la sconfitta di tutto quello che era il male sotteso con le ideologie, ecco, la riflessione attualizzata ad oggi ci invita a seguire quegli esempi così importanti, così rilevanti, per mantenerci in un solco che sia sempre quello di tutela della nostra ultima essenza, quello appunto di esseri umani, e di rifiuto di qualsiasi ideologia che invece ponga barriere o steccati. Quindi io sono molto lieto, di nuovo nuovamente ringraziamento a tutti voi per l'attenzione che avete rivolto, e credo che questa ulteriore, diciamo, edizione della premio, ecco, che andiamo stasera appunto a conferire, sia sicuramente il miglior modo per mantenere sempre questo legame tra passato e presente che serve alla nostra memoria, attualizzandola e rendendola sempre viva e presente. Grazie.